Tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa elegante fashion primaverile stola che io ho deciso di chiamare stola glitter. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato della Adrian Wool linea Focus, questo nuovo filato bellissimo, guardate quanto è luminoso. Il colore che ho scelto io è il 33, ma voglio farvi vedere altri colori che sono tutti presenti sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Il sito si chiama Filati Elsa, guardate che meraviglia, questo verde, questo grigio, questo rosa. Ma oltre a questi colori abbiamo anche altri, tipo c'è il nero, c'è il dorato, c'è il blu, quindi potete fare la stola nel colore che più vi piace, che più si abbina ai vostri outfit. Per poterla realizzare io ho utilizzato solo 4 gomitoli, quindi 200 grammi, anche perché un gomitolo è 50 grammi, ma è molto lungo, vado a leggere per non ricordarmi male, ma è lungo 225 metri, quindi ha un'ottima lunghezza, quindi ho usato 4 gomitoli lavorando con l'uncinetto del 4,5 e la stola è venuta larga 37 cm, lunga circa 134 cm. I giri da ripetere sono 4 e guardate che meraviglia! Io adoro tantissimo questo punto, è perfetto proprio per poter fare una stola. Lo adoro tantissimo, è meraviglioso. Guardate qui, qui si vede ancora meglio, fantastico. Quindi, detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. L'unica cosa che mi sento di dirvi è che se volete farla più larga o più lunga dovete andare a prendere per forza un gomitolo in più. E un altro piccolo consiglio che vi do, che mi sembra che non l'ho detto nel tutorial, è di terminare la stola con i primi due giri dei quattro che vanno ripetuti, in modo tale che l'inizio sia uguale alla fine della stola. Non mi ricordo se l'ho detto nel tutorial, quindi ve lo dico anche qui in modo tale da essere sicura. Detto ciò, come sempre, se desiderate realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incintare e spelluzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola io ho deciso di utilizzare il meraviglioso filato dell'Adrian Wool Focus, questo filato molto luminoso, guardate che meraviglia, e ho deciso di utilizzare proprio il colore 33, che da qui sembra un rosso molto più scuro, ma in realtà è un rosso più chiaro, tende quasi a un rosso fragola, quindi non molto scuro. Comunque, io lavorerò con un uncinetto del 4,5, vi dico già che io nella mia lavorazione andrò a montare 83 catenelle, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 7 a cui poi vanno aggiunte 6 catenelle per avere, scusate, un multiplo di 11 a cui poi vanno aggiunte 6 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso quindi vi faccio vedere perché la sto lavorando e guardate che meraviglia, che lucentezza. Eccola qui, nel mio caso quindi ho montato 86 catenelle. Avere 86 catenelle mi permette di avere una larghezza della mia stola di circa 37 centimetri. Ora mi raccomando, se voi volete farla più larga andate ad aumentare di altri 11 o di 22 catenelle, quindi 11 più 6 finali. Però diciamo che io ho deciso di non farla troppo larga in quanto è una stola comunque estiva, quindi non ho bisogno che sia totalmente coprente, mi serve più che altro per un po' per le spalle. Qui vi farò vedere un piccolo campione e vi dico che la lavorazione è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, quindi adesso mi sposto un po' questo più in alto e possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella prima catenella di base e vado a fare altre, scusatemi perché non riesco a entrare, ok, altre 2 maglie alte, una e due. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. 2 catenelle, una, due, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e di nuovo da fare 3 maglie alte, una, due e 3. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo da fare 3 maglie alte, una, due e 3. 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2
2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che deve essere fatto per tutto il giro. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, per terminare il giro, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare sempre le mie 3 maglie alte. Una, due e 3. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Perdonatemi, io faccio sempre una catenella in più quando lavoro perché ho sempre paura di contare male e poi non mi avanzano le catenelle, però poi è semplicissima andare a togliere le catenelle in più in questa maniera in modo da chiudere la lavorazione. E abbiamo terminato così il nostro primo giro. Ci giriamo, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientriamo dentro la maglia alta e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, due. Salto tutte le maglie alte del primo gruppo e vado direttamente nella terza maglia alta del terzo gruppo, del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 2 catenelle, una, due, maglia bassa sopra la maglia bassa. 2 catenelle, una, due, si ricomincia da capo. 3 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Salto tutto e vado a fare 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo. Una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, maglia alta, maglia bassa sopra la maglia bassa. 2 catenelle. E si ricomincia da capo e bisogna fare questo per tutto il secondo giro, quindi di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo, quindi una, due, tre, 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa sopra la maglia bassa. 2 catenelle, una e due. Andiamo quindi a terminare il giro facendo sempre 3 maglie alte sopra la prima maglia alta e 3 maglie alte nella terza catenella che qui aveva la nostra prima maglia alta iniziale del primo giro, quindi una, due e 3. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, ma fa il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte. E vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro, quindi ho fatto 3 maglie alte. Salto la maglia bassa, vado dove ho la prima maglia alta del gruppo, quindi qui, e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo andando a fare la maglia bassa fra le due gruppi di 2 maglie di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, due e tre. Salto
salto la maglia bassa, vado dove ho la prima maglia alta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia andando a fare la maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte. Vedete, alla fine stiamo facendo sempre la stessa cosa, solo che stiamo alternando. Questo ci permetterà di dar vita al nostro motivo. Quindi vado a fare la maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, sto per terminare il giro, quindi vado sempre tra gli ultimi due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta. E ho terminato così anche il mio terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro, che è identico al terzo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, andiamo, abbiamo la prima delle nostre 3 maglie alte, andiamo a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Saltiamo tutto, andiamo direttamente, abbiamo l'ultima maglia alta del secondo gruppo, andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, quindi si ricomincia da capo. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo vado dove ho la prima delle mie maglie alte, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, sto per terminare il giro, quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che vanno ripetuti. Adesso io devo ripetere il primo, quindi ve lo faccio rivedere un attimo. Vado a fare, perché abbiamo una base diversa, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro nella maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e di nuovo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, vado tra i due gruppi e vado a fare di maglie alte, vado a fare la maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, quindi vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto la maglia bassa, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado tra i due gruppi di maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle e ricominciamo da capo. Ve lo faccio vedere insieme in modo da farvi vedere come terminare anche il primo giro, quindi di nuovo 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi 1, 2, 3.
3 maglie alte sopra la prima maglia alta saltando la maglia bassa, quindi una, due e tre, 2 catenelle, vado tra i due gruppi e vado a fare la mia maglia bassa e sto arrivando alla fine, quindi di nuovo 2 catenelle. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E si gira la lavorazione per andare a fare il secondo giro. Quindi sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, che creano questo bellissimo effetto. Io lo adoro questo punto. Mi sembra che si chiami punto ragno, non sono sicura in realtà, però lo adoro. Quindi adesso continuerò a lavorare la mia stola. Vi dirò alla fine quanto la farò lunga. Non la farò comunque lunghissima, però abbastanza lunga. Deve essere comunque una cosa bella che si possa notare. E vi dirò naturalmente, come vi ho detto, quanto l'ho fatta lunga. Ho terminato la mia stola, guardate che meraviglia! Allora, vi ricordo che io come altezza avevo circa 37 centimetri, mentre come lunghezza l'ho fatta lunga 134 centimetri. E per me come lunghezza va più che bene. Naturalmente voi la potete fare anche più lunga o anche più larga, a seconda del tipo di stola che vi piace. Io invece ho deciso di farla stretta, quindi non troppo alta, 37 centimetri vanno bene, però lunga 134 centimetri, perché comunque è una stola che voglio usare in estate, quindi non ho bisogno che sia bella pesante o bella coprente, mettiamola così. È più che altro un accessorio, soprattutto un po' per le spalle, per coprire le spalle e bellezza. Quindi anche questa creazione è terminata.